Ruocco del Movimento 5 Stelle, che è collegata da Napoli. Ruocco, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni di fatto sia di Marino che di Alfano in queste ore. Buongiorno a tutti, assolutamente sì. Qui non si tratta di cercare il responsabile che puntualmente non si trova. Qui è tutto molto chiaro. La città di Roma è allo sbando. La sicurezza dei cittadini è pari a zero. Con le vacanze sono andate in vacanze evidentemente anche la sicurezza degli stessi cittadini romani, che non sanno la situazione che possono trovare fuori casa loro da un momento all'altro o al ritorno dalle loro ferie. Qui i responsabili hanno nome e cognome. Innanzitutto il sindaco Marino deve dimettersi e deve dare ai cittadini romani l'opportunità di scegliere dei rappresentanti degni della cittadinanza di Roma, che non merita tutto questo. Ed anche Alfano. Alfano ha delle responsabilità incredibili. Come dicevo, è inaudito che la città sia così fuori controllo. Quell'aereo, quell'elicottero sorvolava a bassissima quota e lanciava petali di rose questa volta. E speriamo che veramente, fino a che ci sono questi rappresentanti, e speriamo per poco che sono al governo, ci si limiti a questo. Ma questo è molto grave e significa che la situazione è assolutamente fuori controllo e deve essere ripristinata la sicurezza e la legalità. Quindi queste persone devono andare a casa immediatamente. Questo significa poi aprire una situazione di voto per Roma, evidentemente. Quindi questa è ancora la richiesta sempre a livello politico del Movimento Assolutamente 5 sì, Stelle. guardi, ma che la città di Roma, guardi, il picco è stato questo funerale in grande stile di questo soggetto, ma che la città di Roma sia infiltrata, purtroppo le istituzioni romane siano infiltrate, quello che voglio dire è che qui si tratta di un discorso di perfetta continuità. Abbiamo avuto i Veltroni, abbiamo avuto gli Alemanni, abbiamo avuto i Marino. Quanti ancora dobbiamo vedere prima che veramente si amministri Roma in discontinuità, sia dal punto di vista fiscale, sia dal punto di vista contabile, sia dal punto di vista strettamente amministrativo in termini di sicurezza, le giunte hanno operato finora in perfetta continuità e noi cittadini romani vogliamo vedere una discontinuità rispetto a questo. Pertanto chiediamo che si torni a votare e che abbiamo l'opportunità, chi paga le tasse e chi questa città la porta avanti col peso del proprio lavoro, abbia l'opportunità di tornare a votare e di scegliersi dei rappresentanti degni delle persone che appunto portano avanti la città e non dei parassiti. Allora, lo sfondo che ha alle spalle, Ruocco, mi fa venire tre riflessioni. La prima è quello che vedremo tra poco, ovvero Mattarella, il presidente che si trova a Napoli, vedremo le immagini della visita del capo dello Stato, ma il paesaggio sempre napoletano che ha detto di lei mi fa venire in mente, intanto che abbiamo visto sui giornali addirittura quel dettaglio della carrozza che sarebbe stata appunto affittata a Napoli e sarebbe la stessa utilizzata molti anni fa per i funerali di Totò, ma è soltanto un dettaglio che non aggiunge nulla. Invece la Per favore, riflessione. per favore, per favore, no. Per favore, non confondiamo No, ma assolutamente assolutamente, no, qua si tratta di una era. situazione estremamente Ma diversa. no, volevo arrivare da Ma non si un'altra parte, tratta è una curiosità, siamo nell'ambito delle della curiosità, non c'entra carrozza dove niente. viene e dove va. Qua si, Aspetti un attimo, mi si faccio sa. finire un secondo, solo una cosa per dire Assolutamente che invece in queste, nelle stesse ore, anche grazie al nostro Paolo Chiarello, ci ha raccontato invece che in una città come Napoli, e lasciando da perdere le curiosità sfiziose, in una città come Napoli, laddove la convivenza con i boss è forte, questo tipo di errori, questo tipo di incidenti non ci sono, perché c'è un'attenzione anche maggiore, evidentemente, a non far sì che accade quello che è accaduto a Roma. Personalmente a Napoli non ho mai visto nulla di quello che è accaduto a Roma qualche giorno fa e questo me ne dolgo profondamente perché vivo a Roma da 20 anni e sono profondamente addolorata. Mi ritengo cittadina romana d'adozione, sono cittadina romana e quindi sono profondamente addolorata che io debba dire questo, anche perché Roma, ricordiamolo, rappresenta tutta l'Italia ed è molto grave che il presidente Renzi in questo momento latiti, perché Roma è la capitale di questo paese. Quindi l'affare romano è un affare di tutta l'Italia e coinvolge anche il governo, nonché Orfini, che lo abbiamo dimenticato, che doveva fare una grande pulizia e questi sono i risultati.
E allora ancora un appello, interpreto nelle sue parole, a Renzi evidentemente di intervenire in qualche modo. Di prendere una posizione di cui stiamo parlando. E di fare veramente in modo assolutamente, se Marino non lo fa da solo, qui ci vuole qualcuno che faccia immediatamente dimettere Marino. E tra l'altro con l'occasione, come dicevo anche Alfano, assolutamente riferirà in aula, già abbiamo preparato interrogazioni e tra l'altro guardi, qui si tratta di un'altra situazione, lei giustamente citava questo evento così grave, ma qui questa immagine ha fatto il giro del mondo, sì. Roma ne ha ricevuto un danno d'immagine impagabile, veramente incommensurabile e noi ci faremo anche parte in causa di questo, perché noi siamo quelli che subiamo e come dicevo il danno è a carico immediatamente di Roma, ma assolutamente è a carico di tutta la collettività italiana, ricordiamolo, quindi anche di questo Renzi dovrebbe rispondere e con esso tutti, come dicevo, anche i rappresentanti romani, ma comunque qui la situazione coinvolge tutti. Grazie a Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle.